Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le news da Asti e provincia. Sarà un'astigiana ad interpretare Rita Levi Montalcini da bambina nell'omonimo film che andrà in onda giovedì 26 novembre su Rai 1. Iris Dondi, 10 anni, frequentante la classe quinta della scuola primaria Cavour, sarà protagonista della scena di flashback girata a Torino che ritrae la scienziata da bambina. Il film, le cui riprese si sono svolte principalmente a Roma, si concentra infatti sugli anni successivi alla vincita del premio Nobel per la medicina nel 1986 da parte della neurologa, peraltro legata ad Asti, di cui era cittadina onoraria, sia per legami di parentela, sia per essersi rifugiata in Valle San Pietro durante le persecuzioni razziali. Una grande notizia per il movimento sportivo astigiano. Venerdì 5 marzo torna in città il grande pugilato, dopo l'evento del febbraio scorso che ha avuto quale main event l'incontro per il vacante titolo italiano dei pesi medi tra Etinoso Olia e Carlo De Novellis. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il match tra El Chapo e Francesco Lezzi, pugile barese con un cartellino negativo, ma che ha già disputato due match per il tricolore, che andrà in scena il 5 dicembre a Brescia e che non vedrà in palio la cintura tricolore conquistata proprio dall'astigiano pochi mesi fa. Sarà però un gustoso antipasto del grande evento del 2021, quando Lia difenderà il titolo al Pallare di San Quirico di Asti contro il forte atleta romano Fabio Mastromarino, già battuto per il titolo WBC Italia, campionato tricolore giovanile. Si apre a produzioni in tiratura limitata nell'ambito della cosmetica la cantina di Nizza. A partire da Uve Barbera di vigneti della zona, sono state infatti realizzate sotto il marchio della cooperativa vitivinicola nicese una serie di creme mani e corpo, profumi per interni, shampoo e doccia. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il suo giornale.